tutti, ci ritroviamo sempre qui alla Brasserie di Riccione. Oggi facciamo i savoiardi. Gli ingredienti che ci servono sono 125 g di zucchero semolato, 60 g di farina e 60 g di fecola di patate. Possiamo metterle già insieme nei pesi, perché tanto poi le uniamo insieme. Ci servono 5 uova intere e 30 g di zucchero a velo che useremo alla fine della ricetta. Gli attrezzi necessari per fare questi biscotti sono un leccapentole, un passino, un saccapoche o tasca da pasticcere, che poi così è monouso, lo possiamo tagliare come vogliamo. Ci serve una frusta elettrica, che possiamo trovare anche nei comuni supermercati, quindi possiamo benissimo fare questi biscottini a casa, e due ciotole che servono per dividere le uova. Come prima cosa iniziamo a separare le uova, cioè dividiamo il bianco dai rossi, i tuorli dagli albumi, tutte e cinque le uova intere. Qui ci mettiamo gli albumi. E di qua i tuorli. Ok. Due. Preparatevi sempre nella vostra cucina un ciotolino per i coccioli delle uova, così non sporcate tutto in giro e quando avete finito vi ritrovate la cucina pulita. Ultima. Fate scivolare il rosso da una parte all'altra, l'albume vi cade. Ok. Prendiamo poi lo zucchero semolato. E la metà dei nostri 125 grammi la andiamo a versare nella ciotola dove sono i tuorli. Una metà. L'altra metà la teniamo per l'albume. Prendiamo le nostre fruste elettriche e cominciamo a montare i tuorli fino a quando non vediamo che si sono un po' sbianchiti. Abbiamo montato i tuorli con la metà dello zucchero pesato per circa 8-10 minuti. Il risultato è questo, l'uovo si è sbiancato ed abbiamo ottenuto un composto omogeneo, liscio e omogeneo. Adesso possiamo andare a montare i tuorli, gli albumi, scusate. Un piccolo segreto vi voglio svelare. Quando andiamo a montare i tuorli mettiamo sempre un pizzichino di sale che ci aiuta a far diventare i tuorli, gli albumi a neve, molto soffici e bianchi. Iniziamo.
Vedete, i nostri albumi stanno incominciando a montare. Verranno sempre più lisci e sempre più bianchi, invece che così schiumosi. Quando vediamo che raggiungono quasi, che sono quasi lisci e diventano montati, possiamo aggiungere anche in questo caso l'altra metà del zucchero che ci rimane. Ce lo possiamo preparare. A incorporarlo. Lo incorporiamo quando i fuochi più o meno sono così. Hanno raggiunto questa densità. Anche qui comunque dobbiamo montare per circa 7-8 minuti tutti. Aggiungiamo lo zucchero. Continuiamo a montare. Abbiamo montato gli albumi, devono raggiungere questa consistenza. Quando vediamo che con le fruste comunque il nostro composto rimane fermo, vuol dire che comunque è montato ed è pronto, sempre con l'aggiunta dell'altra metà dello zucchero, un pizzichino di sale che aiuta nel montaggio. Ok, appoggiamo la nostra frusta in un recipiente più grande. Allora, la frusta in un recipiente più grande mettiamo i nostri tuorli montati, li versiamo e piano piano, un pochino alla volta, incominciamo a incorporare gli albumi ai tuorli, facendo sempre questo movimento, così evitiamo di smontare composto. Dobbiamo girare dal basso, lo portiamo verso l'alto, dal basso verso l'alto, sempre facendo questo movimento, mi raccomando, perché è molto importante. Non tutto insieme, ma un po' alla volta, dal basso verso l'alto, dal basso verso l'alto, aiutandovi anche con la ciotola a farla girare. Mettiamo anche quello che ci rimane. E continuiamo dal basso verso l'alto, sempre questo movimento, mi raccomando, ancora è importante. Se non smontiamo tutto il composto. Una volta che vediamo che otteniamo un composto omogeneo, cioè che gli albumi si sono incorporati ai tuorli, possiamo procedere ad aggiungere la farina e la fecola di patate setacciati. Le nostre due farine dentro un setaccio e un po' alla volta, mi raccomando, un po' alla volta setacciamo e mettiamo dentro il composto la farina, sempre dal basso verso l'alto, sempre con questo movimento, dico un po' alla volta, per evitare che la farina faccia i grumi in questo composto, così
otteniamo un composto liscio. Tanto vediamo che un po' hai cominciato a prendere. Aggiungiamo l'altro po' di farina, sempre dall'alto verso il basso. Anche nel mezzo andiamo, perché magari molte volte la farina rimane nel centro. Ok, andiamo un altro po' di farina in fecola e gliela mettiamo tutta. Giriamo anche la ciotola, se si può aiutare, sempre in un verso giriamo. E il nostro composto, come potete vedere, è pronto per essere messo in una tasca da pasticcere.